There you go, look at that. We are in Kirkcaldy. Li conoscete? Kirkcaldy? Eccoci qua. Allora, quello che voglio fare adesso è una bella passeggiatina. È una bella passeggiata, una passeggiatona. Ho visto una patatonza. Una passeggiatina, ok? E niente, andiamo. Comunque, vi anticipo che oggi volevo parlare di un certo tema, ok? Volevo parlare di un certo tema. Cambio strada. Ah no, non cambio, che si importa, c'è una signora mezza spiracchiata e un bambino. Allora, cos'è che vi volevo dire? Raghè, che praticamente oggi volevo parlare della guerra in Ucraina e della guerra in Ucraina e del fatto che ci sia gente che ci sono i complottisti, come c'erano i complottisti del Covid, ci sono anche i complottisti della guerra in Ucraina. Cosa credono i complottisti della guerra in Ucraina? Cosa credono loro? Beh, loro credono che Putin sia il salvatore e che l'Ucraina ci abbia una sorta di peccato originale che vada, e questo peccato va estirpato, e il Putin è lì per quello, per ripulire, per sanificare l'Ucraina dai nazisti. Bene, a me è capitato di parlare con un mio amico della guerra in Ucraina, e praticamente guardate che roba, guardate questo muraglione distrutto in un'altra guerra, forse dai tedeschi. Bello, è molto apocalittico, post-apocalittico, eh? Oggi c'è la bassa marea, vedete tutte queste rocce, che belle, spettacolo, eh? Com'è che si muove qui? Non t'hai da muove, hai da sta buona. Ecco, comunque qua è che te volevo dire. Niente, che sto amico mio mi dice così, mi dice che in Ucraina c'è i nazisti, il battaglione Azov, e mi manda le foto dei morti sulla scala, e quelli sarebbero i morti bruciati vivi, queste persone bruciate vive dal battaglione Azov. Ok, loro sanno a memoria tutti i genocidi, gli eccidi, tutto quanto quello che il battaglione Azov ha fatto. C'è un'usanza terribile qua degli scozzesi di mettere la cacca dentro alle buste di plastica e poi lasciano la busta di plastica lì. Per me sono degli animali, guarda. Cioè, allora, io parlo sempre bene della Scozia, ma ci sono anche dei lati negativi, eh? Ok? Cioè, c'è un... Non c'è, rispetto all'Italia, non c'è una coscienza dell'ambiente. Cioè, c'è se sei di una certa classe sociale. Se invece sei di una classe più bassa, non ce l'hai questa coscienza dell'ambiente. Te lo giuro, buttano cartacce dappertutto. Sono tremendi. Capito? E... Anyway, cioè, specialmente nelle periferie. Qui siamo in un... Adesso, a parte la natura, dico, la città è un po', capito? Non è, diciamo, come Edimburgo, dove c'è, ecco, un bel... come te posso dire? La high society. Ok? Anyway, cos'è che volevo dire, raghi? Che praticamente ci sono sti complottisti della guerra, ok? Allora, io adesso volevo dire una cosa.
non metto in dubbio che sto battaglione Azov abbia combinato delle cose brutte, senz'altro l'avrà fatte, senz'altro, ok? Però volevo dire ai complottisti, ma in questa battaglia, in questa guerra civile che c'era tra il battaglione Azov, i filorussi e i russi, ok? E i soldati russi, cioè questi chiamati genocidi sono stati commessi solo dal battaglione Azov? Cioè i russi non hanno mai ucciso nessuno nelle altre fila? Mi sembra un po' difficile da credere. E cioè loro sanno tutti i morti del battaglione Azov, ma non sanno, non so, dall'altra parte gli lanciavano i fiori, non credo, non credo. Ma poi quello che non è chiaro è praticamente questi ucraini non sono andati, non hanno mai varcato un confine. Questi anche del battaglione Azov non sono mai andati in Russia, non c'è un solo russo morto in Russia finora, anche nella guerra, anche quando adesso gli ucraini sono riusciti con un'operazione da film, sono andati in Russia a bombardare i depositi di carburante russo, che poi neanche hanno fatto, non sono riusciti neanche a fare il lavoro fatto bene, perché ne hanno bombardati solamente alcuni, ok? E perfino lì dico, non è morto manco il custode, nessuno, ok? Quindi io dico, questi complottisti della guerra in Ucraina, ma sono costantemente ubriachi, se drogano, che cazzo crede nel Dio Bono? No? Cioè viene uno a casa tua, viene l'invasore russo in Ucraina a portare morte e distruzioni e loro stanno con i russi. E io dico, come cazzo fai a stare con i russi? Ma sei idiota! Adesso io ho capito perché. Allora, questa gente, guarda che bei fiori, questa gente, io lo so che questa gente seguiva da tempo, si informava su canali che erano già filorussi e forse addirittura finanziati dai russi, addirittura, peggio pure, loro non lo sanno e se glielo dici fanno orecchie da mercante, ok? Però ecco, io pure, lo dico sempre alle persone con cui parlo, che anch'io quando seguivo le notizie sul Covid, seguivo un canale in particolare, si chiamava Radio Radio, di cui ammiravo lo speaker principale, ok? Come si chiama lì? Non mi ricordo, Fabio Duranti, lo ammiravo. Però mi ero reso conto, questo prima che iniziasse la guerra, mi ero reso conto che quando veniva fuori la parola Russia c'aveva delle posizioni molto strane, ok? Guardate tutte le rocce che sono uscite dall'acqua, no? Grazie a questa bassa marea, ok? Dicevo, questo Fabio Duranti aveva delle posizioni molto strane. Difatti, quando un giorno ci fu il caso di un italiano che aveva venduto delle informazioni segrete ai russi, ok? Una specie di spia, ok? E una cosa deprecabile agli occhi di qualsiasi persona, ok? Eppure Fabio Duranti in quel video disse che in fondo chi lavorava per lo Stato in Italia, i poliziotti, gli agenti segreti, eccetera, eccetera, erano tutti sottopagati e quindi potevano, ok, prestarsi
a queste cose, cioè questa cosa era giustificata perché erano sottopagati. E io in quel momento cominciai a dire: ma qui c'è qualcosa che non va. Poi c'era anche un'altra un altro ospite di Radio che praticamente quando parlava dell'America, ok, diciamo subito chi è questo ospite, è Diego Fusaro. Questo era un castello, ragazzi, una volta era un castello, è tutto piccolo per carità, però era un castello, adesso è tutto diroccato e niente, ok? Cos'è che volevo dire aquí? Che praticamente io voglio essere sicuro che questa non si muove. Ok, cos'è che volevo dire? Che questo Diego Fusaro, di cui io ho anche comprato il libro, al quale ho comprato un libro, di cui un attimo me sto incespicando con le parole. Vabbè, insomma, ho comprato il libro di Diego Fusaro. Ok, c'è le foche, c'è, ce n'è una là, voi non la vedete, no, ne vedo, oh, due stanno giocando, però non ci voglio andare, che è un po' pericoloso, due stanno giocando, comunque ragazzi, ce ne so, tre nell'acqua, vicini, quattro, 5, 2 sulla roccia, 2 sulla roccia là, e 2 sulla roccia. Che belle, ragazzi, mi dovrei fermare a farvele vedere con l'altra videocamera. Sono di più, ne ho viste altre due, un'altra, so parecchie. Vi dico la verità, poi so anche su quella. Oh madonna! So tante! So tante un bel po'. Là ce n'è un'altra là dietro. Cioè, aspetta, no, alcuni là sono gabbiani, alcuni. Giusto, ma altri so. Beh, comunque dicevo, ho comprato il libro di Diego Fusaro, che parlava della pandemia. Io finché parlava della pandemia me lo piaceva, ok? Però quando lui praticamente nomina l'America, ok, la chiama la civiltà dell'hamburger, ok? Madonna, che belle quelle foche, Jesus. Ok ragazzi, dicevo che questo Diego Fusaro praticamente, che io apprezzavo quando parlava della pandemia, il treno, così veloce il treno, madonna, un vagone che era, comunque, che volevo dire, che praticamente questo Fusaro io lo apprezzavo quando parlava della pandemia, perché comunque le restrizioni che sono state applicate agli italiani, per me, io rimango dell'idea che sono eccessive, per me, ok? Qualcuno non sarà d'accordo, non è d'accordo, come ho detto in altri video, c'è qualcuno che ha preferito non incontrare la propria famiglia o cose tremende di questo tipo, e però c'è qualcun altro per esempio che a cui andava bene che essere inchiusi in un diametro di 50-100 metri, no? Ok?
non ci si poteva allontanare da casa, giusto? Più di 50, 100 metri o 200, non mi ricordo quant'è che era all'inizio, nel primo lockdown, ok? E cos'altro? Guardate, là c'è Edinburgh, quella là è un'isoletta, ok? Beh, adesso qui è tutto lontano, è inutile che vi mostro le cose. Potrei fare quello che ho fatto con le foche, e cioè un altro video da passare in sovraimpressione. Ok, adesso cos'è che volevo dire? No, niente, c'era una coppia, quindi non volevo cagare il cazzo troppo. Ok, comunque io c'ho sempre quel problema al piede, eh? E nonostante ciò so qua che cammino, però come devo fare, raghi? Ditemelo voi, come devo fare? Devo rinunciare? Capito? Non posso rinunciare, non gliela faccio, no? Comunque, cos'è che volevo dire? Che sto fusaro, quindi torniamo al tema della conversazione. Sto fusaro, finché parlava della pandemia mi piaceva, poi però quando nomina l'America la chiama sempre come la civiltà dell'hamburger. Adesso c'è due persone che mi fanno passare, se sono fermate. Thank you. Cagnolino. Cos'è che volevo dire? E niente, la chiama la civiltà dell'hamburger. Ma io dico, quando lui la chiama la civiltà dell'hamburger, se per me è offensivo. È offensivo prima verso gli americani. Cioè, uno può dire che l'America è guerra fondaia. Va bene, te lo abbono, è la verità. Guerra fondaia, perfetto, ma la civiltà dell'hamburger, cioè è come dire che l'America, che la civiltà dell'America si riduce all'hamburger. No, come dire questo, dice. Ok? E allora se dici così, offendi anche a degli italiani che invece, diciamo, sono cresciuti con quella che lui chiama la civiltà dell'hamburger. Perché ci siamo nutriti film e serie TV che erano per lo più americane. C'era qualcosina di italiano nel mio caso. Poco, poco. Chi c'era? Roberto Benigni? Chi c'era? Checco Zaloni? Poco, poca roba, poca roba. Pieraccioni. Poi film d'azione, solamente Bud Spencer. Azione comica. Quindi diciamo non è... Cioè, quando tu chiami la civiltà dell'hamburger, cioè, per me la caghi fuori dal vaso, capito? E niente, questo volevo dire, che e no, questo per dire, quindi tornando ancora alla linea del discorso principale, che questa radio, quando si parlava di pandemia, uno poteva anche essere d'accordo, però quando si parlava di Russia e America le cose erano ben definite, erano sostanzialmente pro-Russia, ok? Pro-Russia e forse anche un po' pro-Trump. Quando c'era Trump hanno strizzato l'occhio anche a Trump, ok? Ma di base c'è un disprezzo dell'America a favore della Russia, e non solo della Russia, anche delle dittature connesse. Cioè a Fusaro non lo sentirete mai a parlare male di Maduro, a parlare male di Putin, tutti dittatori, semidittatori, no? E la dittatura comunista che c'è a Cuba, per carità, paese bellissimo, ma non è famoso per
per la sua democrazia, perché poi la gente è contenta uguale, però morde fame. Vabbè, lasciamo perdere. Quello che volevo dire qui, ok? Quello che volevo dire qui è che quindi una volta che diciamo è finito il tema Covid ed è iniziato quello della guerra, io ho preso le distanze da... qui c'è un cagnolino che ci segue e niente, c'è tutta una troupe qui di persone e niente. Quindi dicevo, io ho preso, io vado piano, purtroppo loro mi superano perché il problema che ho, la tallonite o plantar fasciitis o tutte queste cose qui, che non so esattamente cosa c'ho. In poche parole, mi fa male la pianta del piede a livello del tallone, più che altro, soprattutto il piede destro, ok? Quindi dicevo, quando poi si è passati a il tema della guerra, io ho preso le distanze immediatamente da Radio Radio. Chiaro, devo fare anche una riflessione, perché sul mio conto, ok? La riflessione è questa: si sa che Putin e la Russia hanno finanziato canali anche in Italia, ok, per fare informazione pro Russia, pro Putin e anche destabilizzare le democrazie europee. E anche il tema del Covid ha favorito a questo progetto, ok? Cioè è stato usato, ovviamente, diciamo, secondo queste teorie, che non so, complottiste, si sentono tranquillamente nei telegiornali e diciamo nei talk alla TV, ok? O nei talk, dipende se siete americani o inglesi o scozzesi, ok? E comunque, cos'è che vi voglio dire? Che praticamente dicevo che io non mi stupirei se anche Radio Radio avesse ricevuto fondi dai russi, perché è il canale tipico, appunto, che parla bene della Russia, di Putin. E appunto hanno sempre, diciamo, comunque fatto informazione per quanto riguarda il Covid, sempre, diciamo, contro le restrizioni, eccetera eccetera. Io continuo a essere di quell'idea lì, però se pensiamo per un momento che loro magari stavano prendendo soldi dalla Russia, capito? Dico, chissà se quelle informazioni contro le restrizioni facevano anche loro parte di quel progetto. Comunque, come posso dire, la Russia, Putin abbiano usato quella instabilità sociale che c'è stata durante la pandemia, quell'astio dei cittadini, di alcuni cittadini, quello è il problema, verso le restrizioni, capito, a favore di Putin e la Russia. Come? Appunto, diciamo, incentivando questi moti, queste ribellioni, si andava a destabilizzare le democrazie e allo stesso tempo piano piano, quando poi si parlava della Russia e dell'America, diciamo, si andava mietendo
questo si andava praticamente seminando, scusate, questo appunto amore per Putin, la Russia, eccetera eccetera eccetera. Ok, guardate un po' Edinburgh, bella, con Arthur Seat, la sedia di Arturo. Guardate queste rocce immense. Jesus, God, beautiful, beautiful, look at the sun, it's so rare in Scotland. He hardly shows up. Okay, anyway. E cos'è che volevo dire? Quindi io devo fare una riflessione personale, una specie di piccolo mea culpa, dicendo magari alcuni dei programmi che seguivo, però attenzione, perché qualcuno dirà: ah, ecco, Samuele si sta ravvedendo. No, cioè io non voglio essere comparato ai complottisti, ok, tipo al mio amico complottista della guerra, lui segue solamente canali complottisti, però complottisti per davvero, come lo youtuber Mazzucco, il canale Visione TV, eccetera eccetera. BioBlu per loro, per i mainstream, è quasi, scusate, BioBlu per i complottisti è quasi mainstream, non ho capito, quasi, cioè nel senso che questi veramente, se non ascoltano appunto il tipo che parla dallo sgabuzzino e che dice, no, che andava dicendo che, non so, che le torri gemelle erano state buttate giù dagli americani o cose del genere, loro non è contenti se non sentono quello. Però quello che volevo dire, che io faccio mia colpa, in che senso? Che io, cioè, come te posso dire, ascoltando sempre radio, può essere, non voglio escludere la possibilità che questi di radio erano, diciamo, non voglio dire cose di cui io poi mi dovrò pentire. C'è un uccellone immenso, un airone, guarda, è tipo, sarà alto un metro, credo che sia un airone, non so esattamente cosa, bello però, e poi sta sempre lì che pesca, sarebbe bello beccarlo mentre prende qualcosa. Dicevo che c'è la possibilità che questa sia un po' a libro paga di Putin e della Russia. Ora, io lo dico così, diciamo, intra nos, tra noi altri, non, ovviamente non li sto accusando, sto dicendo che alla TV dicono che molti di questi siti, pagine, canali YouTube, eccetera eccetera, sono finanziati anche dalla Russia, eccetera eccetera. E io dico, allora quali sono questi luoghi, questi canali finanziati? Uno potrebbe essere loro, perché quando poi si parla di Russia ne parlano sempre bene, ce ne hai capito? Un altro inizia con la B, che ho nominato prima. Sì, dicevo che io non è che faccio un mea culpa, in realtà dico solo che c'è la possibilità che alcune delle fonti che avevo fossero pagate da Putin. Adesso la butto lì, diciamo, la esagero, ok? La esagero, però c'è questa possibilità, ok? Ok? Comunque io ho preso le distanze autonomamente, perché diciamo, quando io sentivo Fusaro che diceva che chiamava l'America la civiltà dell'hamburger, poi ho capito, comunque ho visto tipo un video
Appena, la guerra è appena iniziata, forse ho visto un mezzo video di Radio Radio, ho capito l'andazzo. Ho capito l'andazzo, che comunque che dicevano che la colpa era della NATO, la colpa era di questo e di quell'altro, ma non di Putin. Non una parola. Adesso forse è cambiata l'antifona. Non lo so, non li seguo più ormai, quindi non lo so. All'epoca quell'unico video che ho sentito era colpa della NATO, colpa dell'America, colpa di non so chi, capito? Non mi ricordo se hanno nominato anche i nazisti, probabile. Probabile. Io non li seguo, sinceramente non li seguo più, non so in che termini parlano della guerra. C'è caso che adesso sono diventati atlantisti e difendono gli ucraini. Me lo auguro, non credo, però. Non credo, ma l'andazzo era quello lì, ma poi quando c'hai, capito, ospite, comunque, cioè, perché dico ste robe? Ok, ma, però ripeto, io non so un giornale, un telegiornale, un'associazione, so un signor nessuno, un Mr. Nobody, ok, che pensa in questo, che fa dei ragionamenti in questo bel panorama, con questo bel panorama, tutto qua. Guardate un po' qui il cliff, little cliff, che devo sorpassare, come si dice, scalare. Però scusate, scalare all'ingiù, sempre scalare? Anyway. Comunque io sono contento che nonostante il piede, comunque qualche piccola camminata riesco ancora a farla. E tra un po', ve lo prometto, tra un po' andrò... Riprenderò, cioè se a me mi capita adesso guardo il meteo, ho altri 2 giorni liberi, quasi quasi ci invito anche a Walter. Fra tanto non mi ci viene, quindi non, inutile che io lo dico perché tanto non ci viene. Quindi lo dico a Walter, forse Walter ci viene, ma dubito perché è una salita molto forte quella che voglio fare, capito? E che cos'è che volevo dire? Che praticamente ecco il gabbiano, guardate che bello. Non so se l'avete visto bene. Ah, devo fare la ripresa ad Edimburgo adesso. Eh sì, la dovete vedere Edimburgo. L'Ebelina. Edimbra. È un amore, un gioiellino. È un gioiellino di città. Edimbra. Capito? E io la vedo da qui. Me la godo da qui Edimbra. Nella sua maestosità. Uno che sta a Edimbra non potrebbe vederla come la vedo io. La vedrebbe nel suo centro, nella sua bellezza di tutti i giorni, ma non la vedi così con la montagna che domina, ok? E invece quella là è un'isoletta. Ok, ci abbiamo un'isoletta, non la vedete. Nisba, there you go Shane, there you go. Guardate che bei sentierini, che bei posti, ok? L'unico problema di qua, tra virgolette problema, cioè cos'è che gli manca alla Scozia per essere l'Italia, per essere la Spagna? Il mare ce l'ha, il mare c'è, il problema è che non c'è il caldo. Cioè tipo vedete oggi c'è il sole, vabbè per carità adesso sarebbe presto anche in Italia per far il bagno. Però vedete c'è il sole ma è abbastanza freddino. Io mi sono scamiciato adesso solamente perché io ho tanti chili in più. Guardate un po' un pezzettino di vetro. Ok? Ok ragazzi, quindi vi ho mostrato Edinburgh e... A un certo punto ero su quello sperone che avevo fatto vedere, da lì facevo le riprese e mi è successo già un'altra volta. Non so se vi è mai successo una cosa incredibile. Quando fai una ripresa, ti concentri, diciamo, su ciò che vedi attraverso la telecamera, no?
poi per un attimo pensi che tu stai standing on a rock, ok? È abbastanza complicato, ok? E no, non è che è complicato, a un certo punto te pia un attacco di vertigini incredibile, capito? Un attacco di vertigini incredibile. A me mi è successo un'altra volta, ero in un paesino che si chiama com'è che si chiama? A Cani Mindy, a Cani Remember, non mi ricordo, un paesino qua della costa del Faifero, sul muraglione del porto, e praticamente lì proprio mi sono cagato sotto. Stavo con la telecamera, col telefono, e stavo zoomando un granchio enorme, tra l'altro, che in Italia non ho mai visto. Lo stavo zoomando, era sotto di me, però tra me e l'acqua era un bel salto, capito? Un bel salto, sarà stati 4-5 metri, ok? Stavo zoomando, poi a un certo punto dico, mi è venuto proprio l'attacco di vertigini, perché, ma lì ero proprio sull'orlo, capito? Lì potevo veramente cadere da un momento all'altro, e per fortuna sono riuscito ad andare indietro e a non cadere in avanti, chiaro? Scusate, però è così. Insomma, cos'è che volevo dire? Che praticamente, che niente, quindi il mea culpa l'ho fatto, anche se non è un vero e proprio mea culpa, è solamente una riflessione. Dicevo, c'è la possibilità che alcuni canali siano finanziati dalla Russia, ed uno o due di questi me li so pappati anch'io, punto. Però il discorso è che diciamo, io posso dichiarare, chiaro, è difficile lì capire quali sono i confini del lavaggio del cervello, però io posso dichiarare che, diciamo, cioè, nel senso, vi spiego, se io, quello che voglio dire, di non ti scordare, questo si chiama di non ti scordare di me, no, non mi ricordo. Comunque, cos'è che volevo dire? Che praticamente, guarda tu che bello il fiore, il fiore, che praticamente, qua che volevo dire, non mi ricordo, ah sì, dicevo, cioè, se io mi fossi fatto influenzare, diciamo, su un tema che vedeva il finanziatore coinvolto, quindi la guerra, era un conto. Sul Covid, per carità, lui faceva comodo alla Russia, a Putin, destabilizzare le democrazie, però chiaro, non è uguale, ok? Non è uguale a, come te posso dire, appunto, a prendere posizioni pro-Russia contro l'Ucraina. Ecco, chiudiamo l'argomento, perché già mi sono infognato abbastanza con questo argomento qua, ok? Cioè, quello che voglio dire è, i complottisti, diciamo, queste era le fonti dei complottisti, ok? Le fonti dei complottisti. Ah no, aspetta, il mio amico senza nome, lui segue Telegram. Io non ce l'ho Telegram, per carità, su Telegram ci saranno cose vere. Cioè, per esempio, il video che gira su Telegram, il giro in sé per sé è vero, se sai dove è stato ripreso, in che punto, è vero, capito? Come c'era addirittura una fake news, questa da parte ucraina, c'era qualcuno che diceva, guardate cosa succede in Ucraina, boom, e c'era lo scoppio della bomba in Libano, ok, quella Beirut, ok,
questa, però la maggior parte dei complotti, delle fake news, sono invece sono dall'altra parte, cioè sono da tutte le due le parti, vero? Però la fake news più importante è quella dell'invasore che si spaccia per salvatore, e ci sono degli italiani qua che lo credono. Allora io dico sempre all'amico mio, se tu mi dicessi, caro Sammy, io, guardate lì la chiesa, che bellina, cioè, no, purtroppo è stata ricoperta da un manto grigio, come i alcuni palazzi grigi che ci sono qua, capito? Cioè le pietre sono state ricoperte da quel manto orribile grigio scozzese. E questo ragazzo sembrava europeo, possibilmente anche italiano, cioè i baffetti, i ricci. Era un ragazzo sulla bici. Anyway, cos'è che volevo dire? Che c'è un campo da, non un campo, un parco, un piccolo parco giochi. Ok, che cos'è che volevo dire, raghe? Che praticamente adesso ci sarà sempre più e più persone, per cui diventa anche un po' così, insomma. Cos'è che vi stavo a dire? Perso il segno. Sì, che praticamente quell'amico mio segue Telegram, i cui video sono veri, se sai dove sono stati ripresi, e le fake news, bla bla bla. Ah, dicevo, quell'amico mio, se lui mi dicesse, se quell'amico mio mi dicesse, guarda, io non voglio che l'Italia smetta di prendere il gas dalla Russia per il bene dell'Italia, ok? Io direi, è egoista, ma lo accetto. Soprattutto quando dice, quell'amico mio dice, guardate che bello qui, sta casetta molto antica, sotto al ponte, la chiesa, che ne dite, questo si chiama Kinghorn, Kinghorn, il corno del re, capito? Il corno del re, il pistolone del re, ok? E praticamente cos'è che volevo dire? Che praticamente se sta persona mi dicesse, io non voglio far girare il cazzo alla Russia, non voglio separarmi dal gas della Russia per il bene della mia famiglia, per il bene di, guardate qua, si vede l'isola, che bella, ok, dicevo, per il, allora vi faccio vedere la chiesa, questo è il manto che dicevo, il manto grigio, sennò ci sarebbero i mattoni, ok? Ecco, vedete, questo è il manto grigio che, di cui parlo io, che non mi piace, non mi piace, preferisco i mattoni, però chiaro, loro per difendersi dal freddo, da non so cosa, mettono, hanno ricoperto tutto così, questi sassolini, che però da lontano questi sassolini sono sempre grigi, adesso qui invece hanno fatto uno stile più greco, bianco, più da Santorini, ok? Con le palmette, sembra, vogliono ricreare adesso con il riscaldamento globale, qui faranno veramente Santorini. Ah, guardate che bello qui la playa, la playa. Arriva una macchina, ok, raghe. Quindi quello che volevo dire, facciamo passare una. Ok, lei dice che io posso passare. E niente, andiamo sulla playa, che oggi c'è la bassa marea. Quanto sarebbe bello fare il bagno, raghè. A parte che la GoPro è anche subacquea, quindi per cui potrei anche, vabbè, andare direttamente così. Però io, vabbè, cos'è che non ci perdiamo, non perdiamo il discorso che volevo fare. Ok, qual è sto discorso che volevo fare, raghè? Il discorso che volevo fare e che faremo eventually è che
dicevo, se sta persona mi dicesse: guarda, io siccome le bollette sono alte e so che l'Italia, diciamo, senza il gas russo non va da nessuna parte, io direi è molto egoista, perché intanto gli ucraini muoiono e noi finanziamo Putin pagandogli, finanziamo la guerra di Putin pagandogli il gas, le sue materie prime, ok? E quindi è molto egoista, però lo capisco, perché sinceramente io lo so che l'Italia è un, c'ha una tipologia del governo che non si prende cura dei propri cittadini, io lo so, per cui magari loro perseguire l'America giustamente, perseguire l'Inghilterra giustamente, perseguire la NATO giustamente, prenderebbero decisioni, però senza bilanciare quelle estreme decisioni con delle misure appunto che bilancino e che appunto provvedano al bene dei propri cittadini. Per cui se elimino il gas della Russia, cosa succede poi al mio amico che ha tanti figli e deve pagare le bollette alte? Cosa gli succede? Chissà, quel tank qui è di solito tutto coperto dall'acqua, eh? Ok? E quindi dicevo, cosa gli succede a quel mio amico? Cioè, è possibile che il mio amico debba pagare £1000 di bollette al mese? Non è possibile, non è giusto. Però ripeto, io comunque ritengo ovviamente, cioè l'avete capito, io ritengo ovviamente che il gas russo invece non vada comprato più. Però allo stesso tempo, cioè l'Italia deve un po' seguire alla cieca quello che dice l'America, deve comunque provvedere ai propri cittadini, perché cioè, già ce l'hanno messa nel culo con le restrizioni del Covid. No, dove gente si è suicidata, gente non ha potuto lavorare, il turismo a terra, hotel a terra, ristoranti a terra, capito? E così, e in più, quindi bisogna stare attenti, quindi io le capisco, non è che non capisco. Ma il problema è che quel mio amico, là c'è uno in non mi ricordo come si chiama, deltaplano, non è il deltaplano, vero? È il deltaplano quello, non mi ricordo. Poi magari farò il video con l'altra camera. Dicevo che se lui, cioè quella persona non mi fa i discorsi così, cioè sì, me lo accenna anche a quel problema che è grosso, ma poi mi dice no perché in Ucraina c'è i nazisti. Amore mio, se tu mi dici che c'è i nazisti, io mi incazzo, perché il battaglione Azov c'è, ma non è l'Ucraina. Battaglione Azov è un gruppo nato dagli ultras del calcio, che poi sono diventati un gruppo armato, sono stati inquadrati poi nell'esercito, ok? E il motivo per cui sono stati inquadrati nell'esercito, voi non lo sapete, lo so io che ascolto l'IMES molto spesso, è che cioè, a un certo punto alla Ucraina gli facevano comodo, ovviamente, per combattere contro chi voleva indipendentizzarsi dall'Ucraina, non lo so esattamente contro chi e come, ok? Contro i russi soprattutto, ok? Contro i russi, ok? Quindi facevano comodo. Ma hanno accettato che venissero inquadrati nell'esercito, oltre che perché facevano comodo, perché c'hanno due palle così, con delle ideologie del merda, ovviamente, ma l'hanno inquadrati perché nel diritto militare internazionale, non so adesso se esiste una cosa del genere, non so la nomenclatura, non so come si chiama esattamente, ma prendetelo così, ok? Chiamiamolo così, il diritto militare internazionale, la legge marziale internazionale, se prendi un soldato, quel soldato ha diritto a una protezione, appunto, in quanto soldato. Se prendi uno che invece non è un soldato, non è un soldato che regolarmente appartiene a una nazione, ok, non ha diritto alla protezione, quindi può essere torturato, ucciso, eccetera eccetera. Quindi anche per questo motivo l'Ucraina li ha incluso il battaglione Azov nel suo esercito regolare, ok?
Quindi questa è la spiegazione. Ora, perché c'è l'esercito del battaglione Azov? I complottisti e quel mio amico dicono: ma lì c'è il battaglione Azov, lì c'è i nazisti, l'Ucraina è nazista. Poi vabbè, il mio amico dice: c'ha proprio teorie assurde che ovviamente vengono smentite a cadaratto, come si dice in spagnolo, spesso vengono smentite, già basta guardare le notizie, eccetera, eccetera. Per esempio, una di queste super mega fake news è che gli ucraini non aspettassero altro che andare via dall'Ucraina, non aspettavano altro, quindi Putin gli ha fatto quasi il favore, così vanno in Europa a cercare una vita migliore. Ovviamente capite la pazzia. Sì, ce ne sarà una percentuale, l'1%, perché dico, se volevano andare via sarebbero andati via per conto loro, non c'era bisogno che uno gli faceva la guerra, no? E no, poi dopo viene fuori che invece molti ucraini, anche in Italia, vogliono ritornare nel proprio paese, non aspettano che ritorni la calma per tornare nel proprio paese, come è normale che sia, anche perché l'abbiamo visto i video in Ucraina, capito? Per quanto i complottisti dicano che era un paese morto di fame, sì, era un paese povero, sì, dove i salari sono i più bassi d'Europa, però nonostante ciò ci sarà stata una classe medio borghese anche lì, che o anche i poveri, che comunque amavano il proprio paese, e di andarsene non avevano nessuna intenzione, o perlomeno di andarsene in quel momento, perché uno ti sta cacciando da casa tua. È diverso, lo capisci, complottista amico mio, la differenza tra volertene andare quando cavolo ti pare e andartene perché è arrivato Putin che tu supporti, eh? Look at that. Capite, raghela, qual è la differenza? Io non lo so se loro la capisce. Anyway. Qui devo fare la pippina. Che bello, sa proprio del mare di Palombina. Voglio andare a fare un bagno, guarda. Cioè, fate Palombina, un momento. Palombina è meravigliosa. Adesso direi, stai impazzito. No, Palombina è meravigliosa, c'ha il suo fascino. Palombina innanzitutto è calda. Palombina è calda, questa è la cosa più importante. Poi a Palombina c'è le piadine, c'è gli spaghetti con le vongole, capito? E c'è la musica, qui fa freddo, capito? Quindi te lo godi, però c'è un paesino scozzese. Anche qua c'è il treno, come a Palombina, però rompe meno i coglioni il treno. Perché? Perché, non so, più coperto, sente di meno. Ok? Comunque, niente, questo volevo dire, che perché i complottisti sono così complottisti? Capito cosa ti voglio dire? È un mistero che dobbiamo scoprire. Perché voi complottisti siete così complottisti? Chi ce lo dice? Il motivo? Cioè, credono a tutto, ma poi sono duri, nel senso, non cambiano idea, manco se gli apri il cranio e gli ce la metti dentro quella idea, non la cambiano. Ascoltavo Montemagno oggi, che diceva che cambiare idea è un'operazione difficilissima, soprattutto per un italiano, questo lo aggiungo io, anche se lui pure diceva che in Italia c'è un problema grave di comprensione delle notizie, di analfabetismo funzionale, come si chiama, e niente, quindi così, guarda che bello, se vede, l'avete visto, spero di sì, il video, l'altro video all'Udaplano non credo che lo farò, perché sto morendo, I'm bursting for a pee
così mi diceva un vecchio della care home, un vecchio di Cow and Beef. I'm bursting for a pee. Cos'è che volevo dire? Che praticamente così, c'è un sacco di vento, spero che voi mi sentiate, io credo di sì, perché il microfono è vicino. Quindi io credo che voi mi stiate sentendo. Quindi messaggio ai complottisti, basta a complottare. Ok, ovvio, dobbiamo stare attenti a che non nasca la terza guerra mondiale, su questo sono d'accordo, ma guarda, vi assicuro, se voi poteste vedere la conversazione con il mio amico, lui la terza guerra mondiale non la menziona mai, non è un problema che gli sfiora nella sua testa, il problema è che gli ucraini sono cattivi, sono sporchi, nel senso, quasi nell'animo, perché sono nazisti. Io dico, ma veramente dico, carissimo amico, ma te, do che cazzo ascolti? Dio Cristo, per beve qualsiasi puttanata. E infatti ogni tanto mi manda i canali, mi manda i cose, mi manda Telegram, il video di... cambio nome così quell'amico non si sente riconosciuto nel video. Brodolino su Telegram. E dico, ma Brodolino, poi mi dici che io non devo ascoltare la 7 dove c'è Mentana e Dario Fabri di Limes e Lucio Caracciolo di Limes. Però Brodolino su Telegram, lui c'ha la verità. Brodolino su Telegram. Oppure cos'è che mi manda? Ah sì, il canale Visione TV su YouTube. Mazzucco, un certo Mazzucco, che lui è complottista da sempre. Cioè io lo conosco, ma non perché sia un follower, perché mi è capitato a volte, sai, quando non conosci, capito? A tutti sarà capitato di guardare una volta nella vita, so, chi sostiene che le Torri Gemelle siano state buttate giù dagli americani. Per curiosità l'ascolti. E io diciamo l'ho ascoltato, ma senza mai diventare un follower. Invece loro qualsiasi cosa porti acqua al, appunto, al loro mulino, per loro va bene, sia che non guardano in faccia. Se sei Brodolino su Telegram, Visione TV, Mazzucco su YouTube, per loro va bene tutto, capito? Detto ciò, io mi avvio verso la strada del ritorno, making sure of finding a spot where to pee. Allora, l'inglese può darsi che è scorretto, adesso fra l'altro il mio amico a correggermi. Chiudete un occhio, tappatevi un orecchio. Devo pisciare un po', perché devo trovare un punto dove pisciare. Ok? Detto ciò, vi saluto con questo cagnolino, il bulldog francese. Guardate un po'. Ok? Detto ciò, io vi saluto. Ciao a tutti da Kinghorn. Non potevo non riprendere gli amici del cagnolino. Dai, lui piscia pure lui. Ah, ce n'è un altro pure. Un altro, sono 4 bulldog francesi. Mi pare che... no, com'è che si chiama in italiano? Non mi ricordo. Ciao a tutti.